Piacevole sorpresa per la canottieri Bissolati, che ha ricevuto la visita del presidente del CONI Giovanni Malagò, una visita che ha regalato un annuncio a sorpresa. Io penso che il prossimo anno porteremo la proposta del collare d'oro alla Leonida Bissolati. Speriamo, grazie, okay. L'annuncio della candidatura per il collare d'oro del CONI ha riempito d'orgoglio il presidente della Bissolati, Maurizio Segalini. Ma lui è stato squisito, come d'altronde è un nostro grande amico Marco Riva, il presidente del CONI regionale. Noi non ci aspettiamo nulla, però è chiaro che queste notizie un po' ti riempiono il cuore, perché con tutti gli sforzi che tutti i nostri soci fanno, i nostri allenatori, i nostri atleti, potrebbe essere una ciliegina sulla torta, come è stata la medaglia d'oro alle Olimpiadi della Valentina, i grandi trofei di Gentili, di tutti i nostri atleti che stanno vincendo adesso. E anzi voglio ringraziare, perché abbiamo canoe e canottaggio con un settore giovanile e soprattutto femminile che sta raccogliendo tantissimo. Forse anche per questo è suonato un campanello d'allarme. A Cremona ci sono dei ragazzini e soprattutto delle ragazze che stanno facendo cose splendide. Accompagnato dal presidente del CONI Lombardia Marco Riva, Malagò ha voluto visitare le strutture e gli impianti della Bissolati, restando ammirato. Malagò nella sua breve visita ha regalato anche qualche siparietto, come una telefonata a Valentina Rodini. Che mi piace andare sul territorio, quando ci sono delle iniziative che mi coinvolgono, cerco sempre di andare nei luoghi storici, iconici, simbolo del nostro mondo. Insomma, qui stiamo parlando di un tempio dello sport, di tante discipline, canottaggio, canoa, tennis, nuoto, pallanuoto, tuffi, ma è qualcosa che tiene il sistema, lo regge, lo porta avanti. Bisogna essere molto riconoscenti, sono tutte persone che lo fanno a livello di volontari, scuole di sport, e quindi insomma, quando possiamo diamo un segnale di gratificazione. Complimenti Leonida Bissolati, brava Cremona.